Cari telespettatori, buonasera. Questo è il secondo numero della nostra rubrica Ieri e Oggi, che si occupa, ma non per una bizzarria o una stranezza, di personaggi che hanno ottenuto la ribalta della scena provinciale e nazionale e che poi improvvisamente, metto tra virgolette il termine, si sono dissolti. Non se ne è saputo più niente. Tutti si sono vestiti di un abito monacale. Con particolare curiosità, direi quasi anche con grandissima stima, io ho cercato la rappresentante proprio ante litteram del Partito Comunista italiano in Irpinia. Non avevo più saputo niente, non avevo letto più niente, non ho letto più dichiarazioni. Questo rappresentante è l'onorevole Alberto De Simone, che io ringrazio veramente di cuore di essere venuto. Prima perché è arrivato in un tempo proprio tropicale. Insomma, è difficile pensare, sono le 6:15 quando registriamo, è venuto da solo, avventurosamente da solo, si è precipitato dalla Trafalda. E poi praticamente questa curiosità, perché non ha parlato in questi 5 anni, non ha detto niente. E allora io vorrei chiederle, nella sua carriera politica ci sono 3 legislature, svariate commissioni, europee, via seguito, impegni di partito, non ne contiamo, a iosa, una presidenza dell'amministrazione provinciale di Avellino, 4 anni e passa. Ma dove state in questo periodo? Perché si è chiusa in questo silenzio? Perché non c'è? Che fa? Scrive oramai, insegna, che fa Alberto De Simone? In realtà, appena ho deciso il distacco dalla politica, ho pensato di dedicarmi anche a scrivere, e un libro l'ho scritto. Il buio e la luce, edito da Liguori Editore, sottotitolo Diritti sociali e civili nel percorso di una donna. Poi ho avuto una fase di grande dedizione alla famiglia, ma capisco, professore, la sua domanda, perché all'improvviso io cambio vita? Perché avverto, dopo 35 anni di impegno politico, di cui 20 consumati praticamente nel partito, in tutti i ruoli, perché io fui eletta col segretario nazionale Enrico Berlinguer nel comitato centrale del Ne PC, parleremo. e fu per me una cosa di orgoglio. Lì non si guadagnava nulla, Ma ma sta era un ancora nel fatto. partito lei? Sono ancora una semplice iscritta. Non sto in nessun organismo più. E dopo 35 anni ho percepito, attraverso tutti i passaggi che ci sono stati, dal PC, la caduta del muro di Berlino, poi il PDS, il DS, fino al PD, ho
Ho percepito che una fase era definitivamente tramontata. L'ultima fase, a mio parere, vivibile fu quella che diede prima ai cittadini la possibilità dell'elezione diretta del sindaco e poi ai cittadini, agli elettori, alle elettrici, la possibilità di scegliere il proprio parlamentare mediante l'elezione diretta nei collegi. Io sono stata eletta tre volte in un collegio, misurandomi con avversari anche potenti e vincendo, quindi io arrivo a Montecitorio per volontà della gente, non per volontà di un capo corrente o capo bastone o segretario. E quindi voglio dire che la libertà del parlamentare, la sua autonomia, era garantita dalla legge Mattarello, dalla legge dei collegi, da quel maggioritario che è stato affossato prima da Berlusconi e oggi dall'attuale compagine di governo. E l'autonomia, la libertà di un parlamentare è uno degli anelli fondamentali della democrazia di un paese. Perché un parlamentare ha la sua appartenenza sicuramente, ma quando è scelto dal popolo risponde al popolo e quindi risponde con atti, con leggi, con proposte, con la sua attività continua a un territorio. Non c'è territorio come il nostro, il Mezzogiorno, le zone interne, che ha bisogno come l'aria di parlamentari autonomi, liberi, capaci di essere gli avvocati del proprio territorio, oltre che rispondere a una funzione nazionale. Questa fase che invece è seguita, la fase del deputato scelto dal capo del partito e messo in ordine non discutibile, per cui all'atto della presentazione delle liste, prima che inizi la campagna elettorale, già si sa chi sarà eletto e chi non sarà eletto. È una cosa che non va bene per il mio carattere, per il mio temperamento. Io non sono mai stata nella mia vita, proprio perché mi sono formata da ragazza alla scuola di mio padre, che è stato un grande professore, e da giovane alla scuola del PC. Io non sono mai stata una che può stare in una corte Senta, e neanche ci potevo stare. posso interromperla Questo è il un punto. momentino? Questo che lei ha detto porta una firma precisa. L'Italicum, ormai così si chiama, porta la firma di Matteo Renzi. A lei piace Matteo Renzi o Non mi piace neanche un poco e ho risposto con la più grande sincerità del mondo. Quindi rimango una iscritta al Partito Democratico, ma credo che Matteo Renzi abbia rappresentato all'inizio la svolta populista del Partito Democratico, mentre il Partito Democratico nella mia testa doveva essere un grande partito riformista e riformatore, ma non populista. Ha cavalcato la rottamazione, ha cavalcato tante cose che corrispondevano alla pancia del popolo, non alla testa e al cuore. Io amo la testa e il cuore, non la pancia. Ed è riuscito nell'avventura di diventare segretario. Poi sappiamo tutti come ha pugnalato Letta ed è diventato anche premier senza essere eletto. Oggi credo che cominci a rivelare ai più quello che ai miei occhi era già chiaro fin dall'inizio, che tutto questo individualismo carrieristico fondato su promesse alquanto populiste, su questa grandissima ossessiva presenza mediatica, mostra la corda perché in realtà sono i diritti che vengono calpestati. La ripresa è pallida, pallidissimi segni, raccontano favole e quindi a me non piace né Renzi né l'Italicum né la riforma del Senato, professore.
perché io ritengo che si poteva modificare, si doveva modificare l'assetto istituzionale semplicemente dimezzando i parlamentari a Camera e Senato. Senta, nella sinistra, chiamiamola cosiddetta radicale per intenderci, c'è un pufviscolio di movimenti e la possibilità di citati, Cofferati, Fassina, Landini, la Bindi che praticamente porta il retaggio cattolico, non ne parliamo dell'ex democristiana e via dicendo. Non crede che questo pufviscolio di cui ho parlato, questo tramestio che c'è, denota una grande confusione. Sì, e perciò io non sto neanche lì. Cioè io credo che questo spaccarsi in tanti atomi, sono atomi, ognuno separato dall'altro. Anche lì c'è un individualismo difficile da frenare, altrimenti ci sarebbe la ricerca di un denominatore comune. Anche nei grandi partiti che non ci sono più c'erano diverse anime. Ma ciascuno sentiva il dovere morale di ricercare il comune denominatore. Oggi quello che mi spaventa è che ognuno che arriva ad una posizione, diciamo, medio-alta, neanche di vertice, si crea la sua personale corrente. E questa corrente più è impermeabile al pensiero altrui, più è chiusa nella sua sfera, più frutta carriera a chi l'ha creata. Quindi noi siamo in un meccanismo, io spero che questa fase trovi alla fine qualcosa che la schioda. Siamo in un meccanismo in cui l'interesse generale, la passione politica intesa come dedizione al destino, al futuro, del proprio territorio, del proprio popolo, del proprio paese, dell'Europa, se vogliamo, è appannato e questo dappertutto. In questi giorni mi ha molto colpito la vicenda della Grecia. Non capito. Senta, le leggo una frase di Cacciari. Vediamo se va d'accordo. Io sono sicuro che ho centrato. Sino a quando, dice Cacciari, l'opposizione nel PD non uscirà dalla logica degli emendamenti parlamentari, non riuscirà mai ad ottenere niente. Nel PD c'è bisogno di una strategia diversa, con opposizione in grado di mettere a punto progetti propri. Lei è d'accordo con questa frase? Sì, sono d'accordo. Cacciari, per esempio, è una persona che io ascolto molto volentieri, perché è una bella testa, ha intelligenza, capacità di analisi. Sono d'accordo, il punto è questo, la mancanza è questa, la mancanza di un pensiero che ti proietti in avanti e che sia capace di stare al di sopra delle piccole e stupide divisioni finalizzate a quello che abbiamo detto prima. Io credo che la sinistra radicale non c'è su questo punto. Noi siamo orfani quelli che hanno aderito al PD, quelli provenienti dai DS che hanno aderito al PD si sono divisi sostanzialmente in due. Alcuni sono diventati più democristiani degli ex democristiani, quindi hanno fatto la concorrenza al centro. Altri sono stati praticamente emarginati perché volevano rimanere più coi loro ideali. Però il punto è che la sinistra radicale non riesce a coagulare nulla intorno a sé, come perché non è quella la risposta che domandano i tempi. I tempi domandano un'altra risposta, più Ho capito. generosa, più alta, più Ho ampia. capito. Senta una cosa, ma il D'Alema, diciamo tutta praticamente una generazione che Renzi voleva rottamare, e via dicendo,
non la vede un pochino, come dire, sbandata, annaspante, non proprio centrata sull'obiettivo. Allora, io ritengo che è proprio colpa loro se siamo a questo punto. Io avevo detto anni fa, chiudeteli in una stanza e buttate via la chiave fino a che non escono con un accordo tra loro. Noi abbiamo pagato una guerra incomprensibile e mortale tra D'Alema e Veltroni, che non si è capito perché bisognava arrivare a tanto. In Grao e Amendola erano distanti anni luce, ma erano capaci di trovare il comune denominatore, di stare nello stesso partito aggregando di là e di qua. E non solo loro due, i nostri dirigenti ultra sessantenni hanno fatto fallimento. Forse erano abituati troppo facilmente a vincere dove erano. E appena hanno avuto un colpo si sono disorientati. E forse c'è pure un'altra ragione che mette insieme D'Alema, Bassolino, Bersani. Nessuno di loro, per quanto io guardo e analizzo, perché poi la passione politica puoi allontanarti dalla politica pratica, ma la passione se ce l'hai ti porta. Nessuno di loro è stato capace di scegliere collaboratori di qualità quando hanno avuto uomini, quando hanno avuto ruoli di prim'ordine. Si sono circondati, ma tutti, cioè io non ne ho visto D'Alema circondato da Rondolino, cose, vabbè, meglio non Non nominarli. lo nominiamo. E Bassolino ha fatto lo stesso errore, Bersani alla fine si è preso questi turchi, i giovani turchi che poi sono sbarcati dall'altra parte. Cioè dico, ma è possibile che quando hanno avuto ruoli di primo piano non sono stati in grado di selezionare uno staff di primo piano, perché poi è la squadra che fa vincere. L'allenatore può essere Certo. bravo quanto vogliamo, Ma i ma se non giocatori ci sono i devono giocare, giocatori che segnano i devono. gol, l'allenatore poi alla fine non ce la fa. Quindi non lo so perché questa generazione non ce l'ha fatta. E quindi è stato facile per Renzi affondare la lama nel burro, cioè rottamiamoli, E rottamiamoli. lei crede che la generazione di Renzi cambierà, come dice Renzi, l'Italia? No. Bene, senta un'altra cosa. Vorrei portare un poco di cuore nella freddezza della politica. Lei è stata eletta nella dodicesima legislatura. Che cosa provò quando fu eletta? Ah, fu una notte piena di entusiasmo. Allora, io sono partita con un collegio giudicato a tavolino impossibile. Lo accettai perché mi piacevano le sfide, perché mi sarebbe anche piaciuto portare, ecco, questo non c'è più oggi, il mio esercito dal 13% al 20%, se fossi riuscita pur. Comunque sarebbe stato un mio orgoglio, quindi accettai quella candidatura. Ovviamente una volta accettata l'abbiamo combattuta, ma lì ha combattuto una squadra, quello che ho detto prima. Io ho combattuto insieme a centinaia di donne e di uomini, molti dei quali professori venivano dalla mia scuola ed erano diventati professionisti. Non ho capito. E li trovavo disseminati nel collegio. Allora c'era chi faceva il medico, chi faceva l'ingegnere. E stranamente mi chiamavano e mi dicevano: ti sosterrò. Molti erano le compagne e i compagni che ritenevano di dover fare una campagna elettorale. Comunque, quando uscirono i risultati, dopo 30 giorni che furono appassionanti e indimenticabili, quella notte fu una cosa veramente toccante e bella. Io non ci credevo. Ora le racconto una cosa simpatica. Io ero un'insegnante con tre figli, sposata a un sindacalista, quindi non avevo vestiti eleganti, non avevo niente nell'armadio. Per di più mi ero assoggettata al debito della campagna elettorale. Quindi pensavo, Madonna, poi dopo passerò dei periodi di stretta ancora per pagare i manifesti e queste cose che abbiamo fatto.
Comunque il venerdì chiusa la campagna elettorale, il sabato mattina, dissi: adesso facciamo una cosa, io mi vado a comprare un tagliere. Se vinco mi servirà perché non ne ho di nuovi, se perdo Ma li uso. lo aggiungerò ai debiti che mi sono fatti e sarà la mia consolazione. E Senta una cosa. andai ad Atripalda in una piccola boutique e dissi: Marisa si chiamava, peccato poi è morta, era una donna meravigliosa che teneva questa boutique, e mi comprai questo taglierino blu. Quindi il giorno che io sono andata a Montecitorio io tenevo quel taglierino, ma lo dico con gioia perché per me è stato un felice imprevisto, cioè io ho combattuto per vincere, però Ecco, ma alla questo è fine... quello che volevo chiederle. Quando mise piede per la prima volta a Montecitorio, che sensazione ebbe di essere entrato in una gabbia di leoni, di essere entrato nel corridoio dei passi perduti? Dove No, si io ero trovava? contenta, ho avuto la sensazione innanzitutto di dover imparare il mestiere, prima cosa. Quindi mi sono messa subito a capire come fare, ripeto, secondo la bussola che dovevo rispondere a questa povera gente che mi ci aveva mandato. E la seconda mia... Asse, il secondo mio asse di riferimento è stato non farti cambiare da questo luogo. Cioè io sono entrata a Montecitorio contenta di esserci, ma con un'idea ferma che quel luogo lì non avrebbe cambiato la mia persona. Senta, ha incontrato Berlinguer? Ho incontrato Enrico Berlinguer. Ed è stato molto bello perché l'83 io sono stata eletta nel Comitato Centrale. La prima volta che l'ho incontrato, professore, è stato in ascensore. Io sono arrivata a Botteghe Oscure, ho preso l'ascensore per andare al quinto piano dove si faceva la riunione. L'ascensore io l'ho preso a piano terra, si è fermato al secondo piano ed è entrato Enrico, il quale mi ha guardato, noi eravamo solo 200, e mi ha detto: De Simone, sei contenta di stare qui? Io a stento sono riuscita a dire buongiorno. Tanta l'emozione, perché il fatto che lui mi abbia chiamato per nome, cioè io non ero lì per caso, mi avevano selezionato attentamente, e lui mi ha detto: sei contenta di essere qui? Io ho detto sì, e quel luogo lì era una scuola. Senta una cosa, qual è l'intervento che più ricorda nella Camera dei Deputati, un intervento che le ha fatto venire i brividi, diciamo, da una parte o dall'altra? Cioè, L'intervento di altri nel... diciamo, nel complesso, ha sentito tanti interventi, avrà sentito Moro, avrà No, sentito... Moro non l'ho sentito, io sarei... Insomma, praticamente... Sentito un intervento di Berlinguer, no? Dice, questo Sì, intervento intervento di migliore. Berlinguer ne ho sentiti tanti. Ho frequentato, prima che lui morisse, per un anno e mezzo il Comitato Centrale, che si riuniva una volta al mese o una volta ogni mese e mezzo, quindi Sì. ho sentito tutte le sue relazioni e poi sono andata, già prima andavo, a tutte le manifestazioni con Berlinguer. Mi colpiva il fatto che lui in 20 minuti riusciva a partire dallo scenario internazionale e Internazionale. ad arrivare a noi, e mi colpiva come parlava delle donne. Per esempio, la settima conferenza delle donne comuniste, a un certo punto, durante quella conferenza, esplose un conflitto molto forte tra le donne e il partito, perché le donne ritenevano, le compagne ritenevano che il partito era ancora maschilista. Arrivò Enrico e riuscì a risolvere il conflitto con una eleganza e con una traccia che salvava il partito in parte, ma soprattutto dava ragione a noi. Ho E io capito. mi ricordo quelle parole. Come poteva quell'uomo entrare nel cuore di ognuno di noi e dire quelle cose?
Poi inutile che le dico che quando è morto io facevo la staffetta d'onore là, ma è stato quei giorni a botteghe oscure sono stati terribili, terribili. E con la sua morte se n'è andato via un pezzo di vita italiana, perché Beh, chi è venuto dopo di lui non è stato mai a quell'altezza. senta, lei è laureata in lettere, in lingue straniere, letteratura straniera, e come dire, le devo fare una domanda specifica che riguarda la cultura italiana, molto semplice. Pirandello diceva che c'era la negatività nelle istituzioni italiane. Le istituzioni erano negative. Che Pirandello, lei lo ricorderà, ebbe poi l'anticlavo fascista, via dicendo. E diceva, l'emblema di tutto sta nella parola Parlamento, perché dice parla e mento. Quindi praticamente questo è l'emblema dell'istituzione. Che risponde lei a Ma questa battuta? innanzitutto tutto va contestualizzato all'epoca di Pirandello. Noi siamo in un'epoca in cui il suffragio si chiamava universale, ma tale non era. La Repubblica non c'era ancora. Il Parlamento invece, a mio parere, ha una funzione cruciale e fondamentale nella vita democratica di un popolo. È veramente il luogo che racchiude in se stesso il significato di un popolo e di una democrazia. E non è, anzi, è l'umiliazione del Parlamento che ha portato la crisi. Il Parlamento bisogna metterlo in grado di funzionare bene, ma non bisogna umiliarlo con i decreti continui. Cambiate i regolamenti, accelerate i tempi. Decidete per regolamento che gli interventi debbono durare 3 minuti come al Parlamento europeo, ma non umiliate il Parlamento, perché una democrazia è fatta dal suo Parlamento. Lasciamo stare i governi, sono un'altra cosa. Pirandello è una voce altissima, ma è una voce che interpreta la crisi dell'età decadente e in questo senso gli anni che noi viviamo forse somigliano più alla decadenza che a una nuova Certo, fase di... certo. Però speriamo che in genere dopo una fase ne nasce sempre un'altra, la Bene. storia è un avvicendarsi di Siamo momenti. partiti e Renzi e il Parlamento Berlinguer. Abbiamo fatto una bella parte, un bel viaggio fino adesso. Adesso il viaggio si accorcia, nel senso che entriamo nel nostro piccolo enclave, che è la nostra provincia, cara a lei e cara a me. Che cosa ne pensa adesso con distacco, perché vede con distacco le cose, della classe dirigente irpina? Noi abbiamo un doppio scacco, una vecchia classe dirigente che ha segnato epoche anche buone, penso che non abbiamo il treno veloce, ma se abbiamo l'autostrada lo dobbiamo a un tal ministro che si chiamava Sullo, e che invece di adoperarsi per creare l'eredità, per stabilire chi poteva continuare un'azione che ha avuto luci e ombre, ma ha avuto le luci, pur avendo avuto le ombre. Questa classe dirigente si è isterilita nel voler rimanere sempre, ignorando perfino le fasi fisiologiche della vita, al comando. E questo l'ha isterilita, questa vecchia classe dirigente. C'è una nuova classe dirigente, quella attuale, che arriva al potere totalmente impreparata. Arriva al potere per scommessa, per collocazione, per furbizia, per abilità, diciamo, nel muoversi con queste nuove regole. Ma che è impreparata perché, professore,
Quando non... La preparazione è fatta di due cose, anzi di tre: la cultura, e non mi pare che ce l'hanno, neanche Renzi ce l'ha, è un ignorante. La moralità, e si è persa totalmente di vista. Per moralità intendo non la vecchia la moralità pubblica. Il valore. La moralità pubblica, quando io amministro una cosa che non è mia, devo adoperare il criterio che Berlinguer chiamava austerità. Quindi cultura, moralità, esperienza. L'esperienza. È stato azzerato il cursus honorum. Cioè, si arriva oggi a fare il ministro, il parlamentare, non avendo fatto nulla prima, non conoscendo cos'è un comune, cos'è una delibera, cos'è una provincia, cos'è un territorio, non avendo fatto né esperienza di dirigente politico né esperienza di persona Dirigente di che, partito. istituzionale. E allora noi che ci vogliamo aspettare più di quello che abbiamo? Non ho capito. Questo è Senta, il punto. ho letto mentre lei parlava e mi faccio carico della malignità, io praticamente le faccio questa domanda. Lei ha parlato praticamente di una generazione che non tiene nemmeno conto di quello che è l'andamento del tempo, inesorabile del tempo. E la mia domanda è quindi maliziosa da questo punto di vista. Che ne pensa di Demita? Dunque, professore, a questa domanda lei mi consentirà di non rispondere, Non per una risponda. semplice ragione. Perché bisogna chiedere a lui perché ha preso me a bersaglio negli anni scorsi, non a me. E quindi lasciamolo stare, faccia quello che vuole. Il punto vero è un altro. Noi abbiamo ragionato, hanno ragionato i politici, quando io non ero neanche parlamentare, della necessità di modernizzare l'Italia e la sua democrazia e si sono molto ispirati all'America all'epoca dei collegi, dell'elezione diretta dei sindaci. Ma una cosa nessuno l'ha fatta, professore, quella legge che stabilisce negli Stati Uniti d'America che un politico in una istituzione alta, il Congresso si chiama in America, qui si chiama il Parlamento, può stare al massimo 3 mandati. Che un presidente degli Stati Uniti, che è l'uomo più potente della terra, quando ha finito diventa un normale cittadino. Questa regola qui, io non dico di due, almeno di 3 mandati, metterla in una legge elettorale è semplicissimo, ma l'Italia da quando esiste, da quando è crollato il fascismo e abbiamo finito la guerra e abbiamo fatto la Repubblica e abbiamo fatto il Parlamento, nessuno ha voluto mai scrivere. Allora una democrazia che somiglia a una monarchia non va bene, è chiaro, ma Va bene. Demita non c'entra, è una regola che io ritengo. Se questa regola ci fosse stata, per esempio, professore, il politico di primo livello, quello capace, Sì. se lo sarebbe posto il problema, ora arriva il mio pensionamento dalle istituzioni, quindi devo creare il mio erede, devo educare qualcuno che è capace di continuare quest'opera. Chiaro? Le volevo dire un'altra cosa. Rosetta D'Amelio è stata eletta adesso presidente, è stato eletto consigliere regionale, diventerà probabilmente presidente del consiglio regionale. E ora è il personaggio di spicco, ora il personaggio di spicco del PD. Prima non lo era, ora lo è. Non dico all'onorevole Alberto De Simone invidia perché sarebbe fuori posto e non la, Assolutamente no. e le farei un grande torto, cosa che non voglio fare. Ma chi è la memoria storica della sinistra irpina?
Allora, Rosetta, io auguro tutte le cose che lei desidera. Devo dire solo una cosa a commento. Lei si è molto adeguata al cambiamento dei tempi. Lei ha avuto questa capacità di adeguarsi ai mutamenti attuali e praticare le regole attuali. A Sì. questo è dovuto il suo successo, Sì. a mio parere. E la domanda qual era? Chi è la memoria La storica? memoria storica, allora io credo che nel Partito Comunista Irpino, stiamo parlando di questo, Sì. una presenza sicuramente determinante e a volte perfino eccessiva è stata quella di Michele D'Ambrosio, che non si può dimenticare. Michele D'Ambrosio D'Ambrosio. ha segnato la storia del PC Irpino nelle sue luci e nelle sue ombre in modo determinante. Accanto a lui ci sono presenze luminose. Voglio ricordare Federico Biondi, che è morto di recente e che ha segnato insieme a Italo Freda, a Enrico Biondi. Sono stati in realtà i nostri maestri, le nostre guide. Ho Il capito. PC Irpino è stato anche molto segnato dalla figura di Antonio Bassolino, che è stato segretario di questa federazione e che è partito dall'Altirpinia, però conosce molto bene questo partito. E poi credo che nel tempo immediatamente successivo ci siano state altre figure importanti. Sicuramente Anzalone è stato un pensatore, era corrispondente dell'Unità all'epoca di Enrico Berlinguer. Sicuramente la sottoscritta, io credo di essere stata per le donne del Un punto PC di un riferimento. punto di riferimento e anche per molti compagni. Tanto che un periodo questo partito, anche quando era PDS, andava avanti se le due figure principali, le ripeto, lo dico, che erano Michele D'Ambrosio e la sottoscritta, raggiungevano quella sintesi che è necessaria ad ogni partito e noi eravamo capaci di raggiungerla, Bene. pur essendo individualità totalmente diverse. Ha scritto un libro. Chi? Io? Lei ha scritto un Sì, libro. gliel'ho appena detto. Come si chiama questo libro? Scheda di questo libro. Scheda. La scheda. Allora, anziché fare il solito resoconto di un lavoro politico, sarebbe stata un'enciclopedia e nessuno l'avrebbe letta, ho scelto di isolare tre punti, tre questioni e di raccontarle. Le tre questioni sono sicuramente la questione del terremoto dell'Irpinia. Che cosa è stata la vita nostra di fronte a quella bufera che arrivò? E di fronte all'evoluzione del dopo terremoto, dall'Irpinia Gate alla rinascita, dagli ideali ai ladrocini, fino a quello che poi è rimasto. Quindi uno dei tre punti riguarda la nostra terra e la sua vicenda più tragica. L'altro riguarda un tema che per 20 anni era stato irrisolto nel Parlamento fino a che sono arrivata io, perché io sono diventata la responsabile delle deputate progressiste, cioè fui nominata la coordinatrice delle parlamentari progressiste. Allora ci chiamavamo i progressisti, sto parlando della legislatura 94-96. E mi ricordo che andai da Luigi Berlinguer, che era il nostro capogruppo, il quale mi disse: qual è il tuo programma, che vuoi fare? Io dissi: io voglio fare una cosa, voglio scrivere nelle leggi italiane che le donne sono persone e che una donna violentata non è un reato, la violenza sessuale contro il buon costume, ma è contro la persona. Luigi, con tono affettuoso e paterno, mi disse: lascia perdere, questa roba qui l'hanno provata, l'abbiamo provata per anni, tu non sai quando si sollevano questi temi e che si scatena nel Parlamento. Questa legislatura durerà poco,
scegliti temi più facili, portali in porto, fai due, tre cosette che si vedono subito i risultati, perché se tu scegli questo terreno tu vai a sbattere. E me lo diceva non in tono di rimprovero, ma in tono di aiuto, come fa un professore con la sua allieva. Io gli ho risposto, Luigi, no, io voglio fare esattamente questo. E promossi l'accordo, la questione che nessuna donna firmava la legge per prima, perché poi non si dovevano creare gelosie, fino a che siamo arrivati al risultato. E questa è stata. Poi c'è una parte che riguarda l'emigrazione. Su questo stendiamo un velo perché rimane un'altra domanda. Sta scrivendo il secondo o è ferma? Per il momento no, sto pensando di scrivere un secondo. Sta pensando, non ho di ancora scrivere. Iniziato. Attualmente sono stata molto assorbita. Senta, dalla famiglia. Lei ha insegnato sempre, io ho insegnato 30 anni. Allora, le devo riferire una cosa letteraria e filosofica nello stesso tempo. Gli epicurei e gli stoici nell'antica Roma erano divisi su tutto, sulla vita, la felicità, la morte e via dicendo. Ed erano d'accordo soltanto su una cosa: i giovani non si debbono occupare degli affari dello Stato, perché gli affari dello Stato, se torniamo a Pirandello, sono Parlamento. Lei ha i suoi allievi, che cosa dice? Allora, io ai miei allievi ho dato innanzitutto gli strumenti di critica e di autonomia. Ho sempre insegnato che non devono mai bere per buono tutto quello che gli viene raccontato, ma ho cercato di, attraverso lo studio, di dare a loro gli elementi che potevano condurli ad una capacità critica, ad una autonomia di pensiero. Il pensiero deve essere il vostro, non quello che vi vogliono instillare dall'esterno. Ed è un insegnamento quanto mai valido dopo è venuta la società della comunicazione, dell'invasività, di internet, quindi sempre meno autonomia intellettuale, sempre di più imitazione, mode strane e cose di questo genere. Quindi ai miei alunni, io non ho fatto politica in classe, io ho fatto cultura, li ho considerati i miei figli, i miei alunni. Ai miei figli, che sono tre, avendo assistito a troppi drammi anche nel PC, di giovani che nel 68 abbandonarono l'università o la professione, avendo già una laurea per fare i funzionari, e che poi sono stati travolti dalla penuria di risorse, dal cambio di dirigenza, io ai miei figli ho sempre detto: primo, cercatevi un lavoro, una professione, dovete arrivare a fare qualcosa, ad avere un reddito che nella vita vi consenta di essere indipendenti. Il giorno dopo potete fare politica, non il giorno prima. Bene. Questo dite ai miei figli. Senta, onorevole, stiamo, ecco, ci mancano 10 minuti per l'ora esatta e ringrazio il regista Francesco Lignite che, poveretto, sta alla regia con un caldo veramente affuso. Le devo fare una domanda molto semplice. L'ha consultata mai nessuno? È venuto mai nessuno da lei a dire: ma Alberto De Simponi, che pensa di questa situazione, di quello che sta succedendo? Allora, io ad Avellino una cosa del genere non è avvenuta, se non in momenti che hanno destato il mio sospetto. Cioè, alla vigilia di campagna elettorale, in cui chi mi telefonava era chiaramente candidato. Ecco,
Non ho mai avuto il piacere in questi 2 o 3 anni di essere chiamata perché vogliamo ascoltare. Tu che pensi? Qual è il tuo parere? A livello nazionale sono rimaste delle amicizie. Dirò che sono stata chiamata e ho risposto che questa non era una fase per me. Ho spiegato gentilmente le ragioni. Per cui non ritenevo in questa fase di dovermi, e nello stesso tempo ho anche detto: io mi auguro che possa subito tornare una fase che Cioè, non consente, esclude di tornare. no, non tornare io, tornare una fase che possa riaprirsi, una fase in cui c'è ancora spazio per la passione politica disinteressata. Ho capito. In questo caso Alberta De Simone ci sarà ancora, ma mai come candidata, ci Bene. sarà come elemento trainante della fase nuova per Benissimo, gli cioè altri. l'anima, il Ecco, cuore, esatto. l'idealità. Ho capito. Un intellettuale francese, a lei certamente noto, Henri Bernard Lévy, ha scritto, proprio l'uscito 3 o 4 giorni fa, una pièce teatrale che ha presentato estrosamente al Festival di Spoleto e si chiama praticamente Hotel Parigi. E lui parla di questo astensionismo, di questo rifugiarsi della gente nel non votare più e via di seguito. Questo è pauroso. Allora lui dice, due sono le cose. Se si vuol tornare a fare nobile arte politica, bisogna leggere Machiavelli. Ma la domanda mia è chi legge Machiavelli? Chi legge, cioè, se leggo i giornali a stento. Henri Bernard Lévy aggiunge però, se praticamente la gente ritiene, come molta gente ritiene, che la politica è stratagemma, è imbroglio, è sotterfugio, è marioliggio, diciamolo in termini molto chiari, allora pari pari può accettare le tesi fasciste, naziste di Carl Schmitt. La domanda che io le faccio, che cosa ne pensa dell'astensionismo lei? L'astensionismo è il segno di un malessere e di un segmento che si è rotto tra popolo e suoi rappresentanti. Si è rotto il trattino che unisce il rappresentante al suo popolo. Ed è pauroso perché raggiunge più della metà dell'elettorato ormai. Ovviamente bisognerebbe leggere Machiavelli perché un'idea, per esempio Renzi, io ritengo che è fiorentino, scusi la parentesi, in una sola cosa, lui è Guicciardini, che è altro Guicciardini. da Machiavelli. Bene, bene. Guarda il suo particolare. Certamente, viceversa, Machiavelli ha una visione ideale ed eroica dell'Italia. E se nel Principe addita la golpe e il leone, come elementi che deve avere il principe, è solo per raggiungere il fine, che è quello di vedere Certo. l'Italia, ma mai questi che sono i metodi diventano il fine. Il fine è nobile, eroico, come dimostra l'ultima pagina del Principe. Quindi Machiavelli va bene perché è un mix di concretezza e idealità. E la politica deve essere questa, concretezza e idealità. Se c'è solo la concretezza, c'è il cinismo politico. Se c'è solo l'idealità, non si va da nessuna parte perché non si fanno i conti con la realtà. Questo è il punto. Certo. È chiaro che la seconda parte della domanda, quella della svolta fascista, è quello che più bisogna temere e tenere lontano da Quella che sé. più teme. Ecco. Perfetto. L'ultima domanda. Che le ha dato la politica? Ma che le ha tolto la politica? La politica mi ha dato tanto, ma non in senso carriera. Nel senso che io oggi, dovunque vado, in Irpinia e in Italia, ho degli amici. Mi ha dato il rapporto col popolo.
mi ha dato la capacità di vivere i drammi della povera gente e li ho vissuti perché ho fatto anche 18 anni al comune di Atrivalta, non uno scherzo. La politica mi ha tolto molto perché mi ha tolto gran parte del tempo che potevo passare con i miei figli quando erano bambini e quando erano adolescenti. Io ero sempre di corsa. E per fortuna questi anni, questi ultimi anni, il distacco dalla politica mi ha consentito di recuperare alla grande un rapporto che è sempre stato molto intenso con i miei figli, ma quantitativamente era debole. Adesso c'è anche la quantità. Mancano 2 o 3 minuti, possiamo fare un paio di domandine rapide, rapide. Come si vede il mondo da Tripalta? Da Atrivalta si vede come si vede da Ariano, cioè il punto vero, il cambiamento di ottica è come uno vede il mondo quando sta a Roma e quando sta qui. Quando fa una vita da parlamentare e quando fa una vita da cittadino normale, qualunque. Io credo che se quelli che stanno a Roma ogni 10 anni potessero avere un anno in cui tornano semplici cittadini, cittadini che hanno un vestito sporco, lo devono portare in lavanderia, che hanno un pantalone da cucire, devono andare dalla sarta, che la mattina devono andare al supermercato. Tornando a Roma, dopo un anno di vita normale, capiscono molto di più quello che devono fare, piuttosto che stare, perché lì succede che tu non sei più tu dopo un tempo, ti abitui ad un mondo che non è il mondo reale. L'ultimissima, ha letto l'enciclica di Papa Francesco su Laudato Si'? Non ancora, per la verità, ho letto solo i commenti all'enciclica. Lega l'enciclica e E poi ne vedrà parliamo. che c'è molto di Comunque, quello, Papa c'è molto di Francesco, quello che ha se detto. posso dire una cosa, Sì. in questo momento il pensiero berlingueriano e in parte moroteo, il pensiero di una sinistra umana che va incontro all'umanità lo interpreta Papa Francesco. L'ecologia universale, Esatto. questa è la dizione oramai precisa La di Papa. leggerò. La legga, Confesso la mia lacuna, non l'ho ancora si letta. legge benissimo e la possono leggere gli studenti perché è fatta proprio il capitoletto, proprio è Benissimo. scritta con una prosa straordinaria, pensata, comunque è una cosa da leggere. Le auguro feconda attività. Per lei, per la famiglia, per il libro che scriverà e la ringrazio soprattutto per aver scelto Canale 58 dopo 5 anni per aprire un po' il cuore. Grazie Grazie a lei, direttore. mille. Grazie a Francesco Lugnide, il nostro regista, grazie a Raffaele Perillo, assistente in studio, a voi tutti buonasera.